5 Stelle Sardegna presenta Die pro Die in collaborazione con Spazio Musica. Spazio Musica. Now again, nasty. Spazio Musica. Spazio Musica. Spazio Musica. La musica ha trovato il suo spazio. Spazio Musica. Spazio Musica. Spazio Musica. Pre Daniedda Sassari. Spazio Musica. Al tuo servizio. Spazio Musica. Su 5 Stelle Sardegna, Die pro Die, ideato e condotto da Paul De Santi. Ben trovati in questa nuova puntata di Die pro Die. Quest'oggi per me è una grande emozione essere qui a Santigori, tra l'altro in compagnia di Gian Mario Virbis. Ben trovato, ciao. Ciao Paul, grazie a te di essere qui. Si festeggiano i 25 anni di Santigori, ma anche il tuo concerto è una grande festa questa sera. Ma io spero che sia un grande appuntamento sia per chi è qui per vacanze, ma anche per me insieme ai miei musicisti, visto che i 25 anni si festeggiano una sola volta e con l'ordine e il piacere di chi organizza i grandi eventi qua mi hanno detto se potevo fare questo concerto. Io ben volentieri ho accettato, anche perché quando canti in un posto di vacanze tu mi insegni, oltre ai sardi ci sono anche dei continentali che la musica sarda piace sempre. Cando la giocasa in letto, cando la viena ste affetto, tanto è sola chi mi chiama se quest'oggi siamo a pochissimi chilometri dal Ghero, siamo esattamente in un bellissimo villaggio che si chiama Santigori, siamo in compagnia del presidente poi che gestisce questo villaggio, Angelo Rusani. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno a voi e benvenuti anche a voi. Questo è un paradiso terrestre questo villaggio. Per qualcuno non sarebbe un paradiso terrestre perché ogni tanto cercano di affumicarci con i fuochi e con gli incendi. Per anche noi, perché diciamo qualche giorno fa c'è stato un piccolo problema. Un grosso incendio che noi abbiamo controllato con i nostri impianti antincendio e quindi ci siamo garantiti la nostra sicurezza. Questo paradiso è un paradiso per lavoratori, non è un paradiso da 5 stelle, ma qui i lavoratori possono trovare un posto al sole in questo meraviglioso mare di Alghero e di conseguenza godersi anche i lavoratori delle loro ferie di riposo, di tranquillità, di serenità, e questo è il nostro paradiso di Santigori. Qui stiamo vedendo anche le immagini, questa bellissima spiaggia, questa spiaggia che fa veramente la differenza dal Ghero, poi in un posto meraviglioso. Beh, sappiamo Porto Conte cosa ha rappresentato sia nella storia della comunità algherese. Porto Conte era il porto di tutto il Mediterraneo, il porto delle ninfe, il porto dove tutti i cittadini del Mediterraneo trovavano acqua,
ma anche dei nuraghi. Parliamo di Sant'Imbegna, c'è il nuraghe di Sant'Imbegna, dove era il posto dove tutti i marinai approdavano perché c'erano le ninfe. Certo, certo, ma poi tra le tante cose io ho, diciamo, vissuto, devo dire, questo villaggio forse dal momento in cui è nato, perché già tanti anni fa mi è capitato di fare degli spettacoli qui, siamo anche amici perché ci conosciamo da tanti anni, ma poi è cambiato tanto. Oggi, quest'oggi, dobbiamo dirlo per i nostri telespettatori, noi siamo qui perché si festeggiano i 25 anni di questo villaggio, ma cosa è cambiato da allora a oggi? Beh, è cambiato molto, mentre allora e facevano le vacanze sulla tende con il roulotto, oggi un po' i soci si sono organizzati, hanno creato delle strutture fisse per cui hanno dovuto farsi la regolarizzazione con il condono edilizio, e oggi stiamo cercando di far capire al Comune di Alghero che questa realtà dopo 25 anni va riconosciuta e va regolamentata. Ma ci sono dei problemi forse col Comune di Alghero per quanto riguarda poi la regolamentazione di questo villaggio? Beh, già qualche problema col Comune d'Alghero l'abbiamo, perché il Comune d'Alghero ha cercato in tutti i modi di vessarci, però adesso ha capito, perché i piani paesaggistici regionali hanno riconosciuto l'esistente, e adesso anche il Comune d'Alghero deve darsi anche loro una regolamentata approvando il PUC, per cui dovrebbero riconoscerci e legalizzarci. Noi chiediamo questo al sindaco e facciamo di tutto perché noi, se ci chiedono qualche particolare regolamentazione, noi siamo disposti a farla, e per questo io invito il sindaco ad essere più magnanimo verso strutture di lavoratori, non pensare solo agli hotel 5 stelle, ma pensare anche alle residenze turistico ricettive come la nostra, che è per lavoratori, per gente che non ha grandi capacità finanziaria, ma che ci deve anche ai lavoratori deve essere concesso l'uso del mare e la difesa delle strutture che si hanno creato. Grazie Angelo, noi la salutiamo. Quest'oggi abbiamo detto 25 anni di Santigori, si festeggia lo spettacolo insieme a Gianmario Virdis, la sua band, tanti ospiti, buon divertimento. E c'è anche Adore con la sua band e con la danza del ventre, ci sono tanti altri locali ospiti, artisti che si esibiranno, compreso il gruppo Folcosa Tatari. Tatari. Bene, buon divertimento, questo è Santigori, buon 25 anni a tutti quanti voi che siete qui a Santigori. Tanta musica, sicuramente l'augurio di continuare sempre in questo modo qui in questo villaggio. Ma io spero di sì per Santigori, ma spero anche per me, perché insieme ai miei musicisti stiamo portando avanti un programma che ci vede impegnati in varie piazze della Sardegna, e spero di regalare qualche emozione fuori da Santigori. Noi ti ringraziamo, un grazie grande a Gianmario Virdis, complimenti per questo album che è Ogef, e anche l'augurio affinché questo villaggio continui a vivere sempre nel migliore dei modi. Grazie a Santigori, grazie a tutti coloro che hanno partecipato, grazie a Gianmario Virdis, e viva la musica anche in sardo. Ciao a tutti, arrivederci. Die pro die. In collaborazione con Il Cacciatore, un locale accogliente con sala biliardo e maxi schermi. Cacciatore. Panini caldi in un'atmosfera colorata. Cacciatore. Cacciatore. Corri al circolo Il Cacciatore. Cacciatore. Il Cacciatore. Via Cesaraccio, Sant'Orsola, Sassari. Cacciatore. Di fronte al mare, sulla bellissima spiaggia della Marina di Sorso, La Vozza,
bar, trattoria, pizzeria. Il pesce fresco è un giardino dove passare grandi serate all'insegna anche della musica dal vivo. La Vozza, discesa mare numero 8, fianco fiume Silis. La Vozza, Marina di Sorso, Plattamona.